Ciao ragazzi, io sono Red, vi do il benvenuto in questo nuovo incredibile 2022 con una recensione di una torcia, in particolare la Nebo della Threadline X. Ma che oh! Una torcia molto interessante con particolari features molto molto interessanti di cui parliamo dopo la sigla. Come sapete, questo è un pillole, quindi parlerò velocemente e in maniera precisa di quelle che sono le cose interessanti di questa torcia e trovate tutti i link in descrizione nel caso vogliate approfondire. La cosa che trovo più interessante di questa torcia è il sistema di attivazione. Questo sistema, che è stato chiamato SwitchX, che potete trovare scritto qui, è formato da questi due pedali. Uno va ad accendere, quindi il pulsante di start and stop della torcia, mentre l'altro va a cambiare le modalità che questa torcia ha. È possibile ricaricarla con Type-C e ovviamente volendo si può andare a cambiare direttamente la batteria. È disponibile anche una modalità zoom 4x, che quindi permette di andare a concentrare il fascio della luce per mandarla molto più lontana ed eliminare la dispersione luminosa. Molto carino anche questo, arriva a tirare a 300 metri, ma prima di parlare di a quanti metri può tirare bisogna parlare delle tre modalità di luce e di quanti lumen fanno. Come detto, la torcia ha varie possibilità, varie potenze, che sono sostanzialmente le seguenti. Le troviamo riportate anche sulla scatola. Troviamo un bellissimo 1800 lumen che possono essere sostenuti solo per 45 secondi perché sono da neurodelirio, come dico sempre io, ovvero sono veramente tantissimi, rischiate di accecare vostro zio se gliela puntate negli occhi, e può mantenerla, come detto, per 45 secondi e la luminosità arriva fino a 253 metri di distanza. Una modalità che userete veramente di rado, al massimo vi toccherà utilizzarla per mandare via quella coppia che sta facendo un po' di camporella nella vostra casa di campagna. Successivamente troviamo la possibilità di andare a 720 lumen, la durata qui diventa ovviamente di 2 ore perché non abbiamo più questo problema, i lumen sono un pochino più bassi, illuminiamo veramente molto bene e andiamo e siamo intorno ai 155 metri. La versione poi più bassa, quella veramente risparmio energia, è a 180 lumen e dura per 4 ore e possiamo tirare fino a 85 metri. L'ultima modalità invece è l'effetto strobo. A questo giro possiamo tenere l'effetto strobo a 1800 lumen, quindi la versione turbo, e possiamo sostenerlo per 1 ora, tirando fino a 253 metri, quindi possiamo accecare la gente veramente molto distante. Features estremamente intelligente e utile soprattutto per noi che giochiamo in software, che utilizziamo l'effetto strobo per accecare il nostro nemico. L'ultimo elemento di cui mi sento di parlare è il sistema di selezione dell'illuminazione, che vi faccio vedere in questo momento. Come detto, la torcia ha due pedalini, due tastini qui davanti. Quello grosso è per accendere, quindi andando a premerlo, voi adesso lo vedete sfarfallante perché il fermerete, la videocamera e altre robe, ma io l'ho acceso. Se lo vado a ripremere, lo spengo. Ripeto, se lo accendo, questa è la versione più bassa, premendo l'altro pulsante vado a incrementarlo o abbassarlo, come potete vedere. Nel caso però io voglia utilizzarlo senza dover andare a ripremere, quindi per bloccare la torcia, mi basta tenere premuto il tasto d'accensione e questa rimarrà accesa fin quando il mio dito rimane a premere appunto il bottone. Se io lo tolgo, questa si va a spegnere. Se invece tengo premuto il tasto per cambiare la modalità, vado in effetto 1800 lumen, che come potete vedere illumina un botto e tira anche molto più lontano. Una torcia veramente molto interessante, soprattutto per questa piccola feature dei pedalini, che io trovo veramente molto accattivante. Se volete saperne di più, c'è il link in descrizione che vi porta direttamente sulla pagina per l'acquisto di questo prodotto, vi trovate tutta una serie di informazioni molto molto interessanti. Se volete qualche informazione in più nei commenti, fateci pure tutte le domande che volete, siamo lì per rispondervi. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Stay angry!